cominciare questo nuovissimo video. Vi ricordo di lasciare già moltissimi mi piace. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche e fatemi sapere tranquillamente in un commento se secondo voi Messi andrà al City o all'Inter. Ragazzi, buonasera a tutti, buonasera, come state? Spero bene. Ragazzi miei, scusatemi ancora una volta se questo video l'ho fatto oggi perché ieri pomeriggio, ieri non ho avuto per niente tempo perché alla fine sono uscito, ho fatto un servizio e quindi non ci sono riuscito a fare questo video. Alla fine ho detto dai, per recuperare questo episodio di Messi al City lo faccio oggi. Infatti quello che ho detto è veramente quello che ho detto lo voglio riportare adesso qui con voi. Si è parlato in questi giorni che Messi potrebbe veramente, come sappiamo, ovviamente un mesetto fa, anche una settimana fa, Messi già lascia il Barcellona, 3-4 giorni fa Messi lascia il Barcellona. Ragazzi, adesso Messi lasciando il Barcellona ha fatto veramente innervosire molto i tifosi spagnoli della squadra del Barça. E adesso bisogna capire in che squadra va il dio del calcio chiamato Messi. Ragazzi, si è parlato molto: Messi all'Inter, Messi alla Juve, Messi al City. Allora, il mio parere è che alla Juve Messi non verrà mai. Una volta ha detto che una volta ha detto io voglio finire la carriera insieme a Cristiano Ronaldo, vuol dire che tu vuoi finire la carriera nella Juventus con Ronaldo, ma non succederà mai. Sì, potrà succedere, ma è al massimo Messi alla Juve da numero 100. 10% gli dai, 10, anche 0% perché Messi non potrebbe mai andare alla Juventus, perché ricordatevi perché troppi campioni una squadra fanno male. Poi Messi all'Inter e Messi al City. Messi all'Inter ci sta molto, come Messi al City, perché l'Inter di Messi è, cioè, perché Conte già, ovvero già fare una cartella di acquisti, già due giocatori si sono acquistati, già sono Tonali ed Emerson Palmieri del Chelsea e Tonali del Brescia, sono diventati giocatori dell'Inter. Conte vuole Messi, ma no, come fa l'Inter a comprarsi Messi se poi alla fine questi non ce li ha più? Cioè ce li ha, però è un acquisto di esagerato. Però se Messi dovrebbe andare all'Inter, ragazzi, alzo le mani così e dico, ahia, cavoletti, questa è una bella squadra. Questa, se Messi dovesse venire all'Inter, la Juventus deve vincere. Ronaldo contro Messi, Ronaldo deve vincere. E cavolo, è per forza, ragazzi, perché Messi, la Lukaku e l'Outaro. E che cavolo, ragazzi, è veramente un tridente veramente più forte di quello di Ronaldo Dybala. Cioè, sicuramente sarà un pelino più forte quello nostro. Però con un attacco che abbiamo avuto quest'anno, alzo le mani molto meglio l'Inter. Questo lo dico, molto meglio l'Inter. Allora, ragazzi, poi si è parlato anche di Messi al City. Allora, Messi a Manchester City dire che è una cosa, è un attaccante giusto, un giocatore giusto, perché Messi nel Manchester City fa, sicuramente, siccome che Messi ama il gioco veloce, potrebbe andare nel City, perché il City è quella squadra che, a parte dopo quella famosa, quella clamorosa sconfitta con il Lione, che noi tutti tifosi appassionati di calcio non ce l'aspettavamo. Io mi aspetto sinceramente una bella vittoria del Manchester City, poi 3-1 Lione, alzo le mani, mamma mia, cavolo, complimenti al Lione, poi umiliato da Bayern Monaco 3-0, poi finale di Champions League 1-0, Bayern Monaco Coman. Allora, come posso dire, Messi nel Manchester City, il mio parere è che se Messi dovesse venire nel City, allora Guardiola, cioè già che in 3 anni lui ha speso 1 miliardo di sterline, 1 miliardo di euro, cioè più ti compri Messi, più ti compri Messi, e poi tu con i soldi che tu non avrai più ti devi togliere altri giocatori. Perché se Messi dovesse venire al City, vabbè, l'hanno detto che Messi vorrebbe andare a parametro zero, ovvero senza niente. Toh, vado, per esempio, vado all'Inter, vado al City, senza che la squadra mi pagano. Vai al City tranquillamente, come puoi andare tranquillamente da altre squadre. Messi al City, che ci devo fare, ragazzi? Il City, cioè, se Messi dovesse chiedere voglio essere pagato, o Guardiola si fa un bel segno della croce, perché ragazzi,
Messi al City, già caro Guardiola, 3 miliardi di euro speso, hai fatto proprio, hai prosciugato le tasche di un sceicco per portarti a questo livello a squadra perdendo 3-1 con il Lione in Champions League. Poi più ti compri Messi e poi tu ti devi vendere altri giocatori forti. È come se tu ti togli Messi, ti devi togliere, per esempio, vabbè, Sanetto lo sei già tolto. Poi ti togli come David Silva, ti togli Laporte, ti togli questi giocatori, ti togli. Non va bene. Comunque, se Messi dovrebbe andare a City, io dico ragazzi che lui ama veramente Messi, ama il gioco veloce. Ripeto che lui ama veramente, ama molto il gioco veloce Messi. Nel Barcellona le squadre hanno ispirato Messi, come hanno ispirato anche altre squadre, l'hanno ispirata sempre dalla Spagna. Perché? Messi è direi un attaccante argentino che ha fatto 15 anni di amore puro in Barcellona. È successa questa crisi. Vado in un'altra squadra, vado al City, vai al City, perché questo sogno per il Guardiola può diventare realtà. Ma noi cosa ne possiamo sapere se con Messi il City può diventare più debole, con Messi il City può diventare più forte, con Messi il City gioca sempre come prima. Perché dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo alla Juventus, Ronaldo ha fatto veramente successo per la Juventus. Però ha giocato meglio un anno prima, dove la Juventus fu eliminata dalla Champions League, dopo il famoso 3-0 che aveva fatto contro a Bernabeu, dopo il gol di Cristiano Ronaldo. In quel periodo anche in Serie A la Juventus giocava molto bene con Allegri. Poi è andato Ronaldo, la Juventus non ha tenuto più quel gioco di prima, alla fine ha giocato bene, bene, però non chissà quanto bene come 2 anni fa, tre. E poi quest'anno veramente è stato veramente un anno di proprio buttissimo per la Juventus, buttissimo come buttissimo per la Juventus, buttissimo anche di un po' per il Liverpool, anche se il Liverpool è diventata campione d'Inghilterra, però perdere la Champions, vincevi 2-0, vincevi 2-0, hai fatto 1-0 nel primo tempo, secondo tempo, poi sei andato ai tempi supplementari, hai fatto il 2-0, poi tu in un primo tempo supplementare, nel secondo hai subito. Ti fai montare tutto in un primo tempo supplementare dal 2-0 al 2-2, poi arriva Morata che fa un altro. E questo significa che Klopp, tu sei inguaiato con il tuo Liverpool, questo che ti dico. Però ragazzi, Messi nel Manchester City, veramente di era mia, diventerà grande, sì, diventerà grande, sì, perché sa il City di Pep su tutti i ragazzi. I ragazzi quando giocano a calcio sanno come si applica già un gioco in un club, invece la Juventus è lenta rispetto al City, che quest'anno veramente ha lavorato molto. E direi che City ha giocato molto bene in Premier League, però forse la Champions League non se la meritava per niente. Ragazzi, questo è il mio parere. Il mio parere è che se Messi dovesse venire all'Inter, l'Inter diventerebbe una squadrona con Conte. Se dovesse venire al City, anche Guardiola. Comunque, tutto si vedrà, ragazzi, in questo giro di mercato. Ragazzi, io direi che io ho chiuso tutto. Come posso dire, Messi è un giocatore veramente pazzesco, è un giocatore pazzesco, è un giocatore fortissimo, un giocatore veloce. Se va al City e veramente fa veramente un successo come Ronaldo, poi non so come giocherà il City di Pep Guardiola. Però, ragazzi, Messi, veramente calcio spettacolo nel bacio, faccio i pallonetti, faccio tutto di più. Autospettacolo nel Barcellona. Dopo adesso sta accadendo un bel po' Messi e vedremo tutto come sarà. E queste notizie, ragazzi, ripeto che l'ho presa da OneFootball, ricordo la migliore applicazione di calcio, se ancora non lo sapesse, la migliore applicazione di calcio dove potete ascoltarvi anche vedere ogni notizia di calciomercato e anche di altri campionati. E ragazzi miei, potete seguirvi anche magari di campionati calcistici di tutto il mondo, di tutte le nazioni del calcio. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e ripeto ancora, se Messi, sia per Apple sia per Android questa applicazione, e ripeto ancora, se Messi dovesse andare al City, questa è la mia unica frase di questo video, poi lo chiudo, diventerebbe veramente una bella squadra, perché Messi ama il gioco di tattica come lo ama il City. Con questo è tutto ragazzi, fatemi sapere in un bel commento se questo video vi è piaciuto, noi ci vediamo sicuramente, non so quando, non ve lo dico, però ragazzi adesso sta passando un po' l'ambulanza, che bello, proprio bellissimo,
cioè qua ogni giorno passano una marea di ambulanze, ragazzi, guarda, non lo potete sapere. Non so se voi la state sentendo, ma io la sto sentendo che è passata appena adesso. Ragazzi, come sempre, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina delle notifiche e fatemi sapere in un commento se secondo voi Messi va andare al City all'Inter. Noi ci vediamo sicuramente, non so quando, ma forza Juve sempre, e mi raccomando, sempre in bianconero, fino alla fine in bianconero, e ciao a tutti. Forza Juve!